Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Usona Barcalcio. Questo video è importantissimo, quindi massima attenzione a quanto adesso andiamo a dire. Ieri si è giocata il triangolare, no, tra Bologna, Bochum e Sud Tirol, e non è andata proprio benissimo perché la prima partita l'abbiamo persa con il Bochum 0-4 e la seconda partita col Sud Tirol l'abbiamo vinta 1-0. Indicazioni non certamente eccellenti, derivanti, no, da queste amichevole estive che, come sappiamo, è vero, lasciano il tempo che trova, però insomma la cosa che mi ha dato maggiore attenzione, su cui adesso ci soffermeremo a fare analisi profonda, sono le parole di Vincenzo Italiano a fine dello stesso triangolare giocato, dove io non so se volente o nolente, ma si è lasciato sfuggire tantissime nozioni veramente su cui adesso dobbiamo argomentare, su cui nessuno ne parla, perché nessuno ne parla e noi adesso lo facciamo. Quindi, se sei curioso o che hai voglia di stare in nostra compagnia 10 minuti, bene, iscrizione, condivisione, mi piacino, ma qui soprattutto condividere questo video con tutti i tuoi amici di FederRossoBlu, ma non solo, e ovviamente il campanaccio pastorale attivo, perché qua ragazzi si cagano video in queste ore. Allora, indicazioni da parte della partita, poche, perché praticamente la prima non l'abbiamo giocata, la seconda abbiamo fatto quel qualcosina in più che è valsa appunto alla vittoria 1-0. Note positive, Biar, direi forse l'unica, Odgaard, magari la sua disponibilità, ma note positive veramente al lumicino, se non queste appena dette. Note negative tantissime. Diciamo le più eclatanti: la cessione immediata, ma neanche in prestito, definitiva di Mykhailo Ilic, che è un giocatore non di categoria. E da quanto si sta vedendo in queste amichevole, probabilmente non lo sarà, forse mai. A me sembra, devo essere tremendamente onesto, un giocatore scarso. E la cessione di Moro, che è un giocatore lento per la Serie A, è un giocatore che fa troppi errori durante una partita, seppur magari qualche volta abbia rimbucata, ma ce l'ha una tantum, giocatore che va ceduto. Bene, detto questo, perché altre indicazioni non sono emerse, perché non avendo giocato, io non so neanche che cosa servano come indicazioni all'allenatore partite del genere, perché non si è giocato la prima partita, ad esempio, dove tra l'altro negli 11 effettivi titolari, è vero, c'erano quattro quinti di difesa che erano di riserve, di cui Ilic, che è da cedere, però poi dalla difesa in su, cioè centrocampo e attacco, erano poi più o meno i titolari, fatto salvo appunto la mancanza di Ebischer e Mor, ma gli altri erano potenzialmente i titolari, e in attacco non abbiamo fatto contro il Bochum niente, il nulla cosmico, se non la traversa sul finire della partita, dopo che è seguita, mi sembra, proprio il fischio finale di Orsolini e un tiro di testa scialacquato da Dallinga, molto male Dallinga. Comunque, parole di Italiano, che sono la vera notizia di questa amichevole. Andiamo per punti. Citerò le frasi di Italiano che mi sono qui appuntato su un file Word. Allora, dice che ovviamente bisogna crescere di condizione, perché bisogna andare a contrasto diversamente da quello che abbiamo fatto. Poi dice: certo, c'è gente arrivata da poco tempo, gente che, e qui Grassetto, deve iniziare a lavorare con una certa intensità, e c'è da crescere in fretta. Ricordatevi perché ho fatto il Grassetto iniziare a lavorare con una certa intensità. Perché è un punto su cui Italiano si soffermerà nel giro di 5 minuti di conferenza fine partita, di intervista fine partita, almeno 3-4 volte. Ok? Bene, poi dice: più si alzi il livello delle amichevoli, più l'avversario ti mette in difficoltà e i tuoi problemi, se ne hai, vengono a galla. Allora mi viene da pensare: cazzo, col Bochum abbiamo preso 0-4. Bochum, contestualizziamo. Squadra che l'anno scorso in Bundesliga è arrivata 17ª, si è dovuta giocare il playout vincendolo per rimanere in Bundesliga. Chiusa parentesi. Quindi Bochum ha giocato ad un'intensità superiore alla nostra e ha fatto venire tutti i nostri problemi a galla, perso 0-4. Dice: presi i primi due gol dove eravamo entrati lenti in partita, troppo molli sulle palle inattive. Campanello d'allarme, perché qua, detto in maniera diversa, ma che cosa significa? Non c'è intensità. Attenzione, siamo a due. Poi dice: certo, sono partite d'agosto che ti danno degli spunti, perché si provano anche delle cose, però bisogna mettere nelle gambe, dice, mettere il lavoro nelle gambe e iniziare ad alzare i ritmi, l'intensità. Terza volta che lo dice, bisogna iniziare ad alzare l'intensità e i ritmi. Poi qualcosina di bello mi è piaciuto nella seconda partita, qua si gratta, quando si gratta
il linguaggio del corpo che contraddice quanto tu stai dicendo. Ha voluto trovare una nota lieta, ma non era convinto neanche lui. Poi dice, poi certo, qualcosina si può concedere all'avversario. Frase che non mi è piaciuta, perché non puoi, allenatore, tu andare a dire in conferenza stampa, intervista post partita, quello che volete, che qualcosa si può concedere all'avversario. È ovvio che esistono anche gli avversari ed è ovvio che qualcosa concederai, ma non puoi andarlo tu a ribadire giustificando questo magari dando l'alibi. E questa è un'altra cosa su cui torneremo. Comunque andiamo avanti, gli chiedono del mercato, gli dicono, e lui dice: è iniziato il ritiro con tanti giocatori in ferie, pian pianino completeremo questa rosa, tra 15 giorni si inizia. Cazzo, qui c'è una discresia tra le due cose che è eccezionale, perché dice tra 15 giorni si inizia, è imminente l'inizio, ragazzi, anzi adesso che parliamo 14, certo gli erano 15, e dice pian pianino completeremo questa rosa. Quindi lo stesso Vincenzo Italiano non ha fretta, non vuol far fretta alla società. Ok, magari questo è il dialogo che piace alla società, di cui piaceva la società, perché c'era qualcheduno l'anno scorso che in conferenza post partita andava a dire, anche vendendo i giocatori prima che lo facesse la società sul mercato, dando una mossa, facendo capire che la squadra non era competitiva e che bisognava stringere i tempi. Invece Italiano, pian pianino completeremo questa rosa. Non mi è piaciuta per niente. Poi dice, in estate si lavora per trovare subito la condizione, poi è certo, è arrivato un allenatore nuovo, con concetti diversi, ci vuole grande disponibilità, ci vuole grande attenzione, ci vuole capire in fretta e credere in quello che si fa, alzare la condizione. Tanti arrivati per ultimi devono ancora farlo, non lo fanno. E oggi siamo in ritardo con squadre di intensità di buon livello. Quindi per la quarta volta dice, manca l'intensità negli allenamenti. Vi ricordate quello che si diceva l'anno scorso? Gli allenamenti e le partite amichevoli sono allenamenti, sono fondamentali perché sono lo specchio di quello che poi farai alla domenica. Se noi non riusciamo a fare interruttore on, noi quello che vediamo, ok, in questa amichevole, sarà quello che poi verosimilmente metteremo poi anche nelle partite, ok, quelle vere da 3 punti, perché questa sarà l'intensità. Non puoi andare a intensità 0 a intensità 100. È vero, sono amichevoli calcio d'agosto, ma allora devi almeno portare l'intensità 50, 60, 70, perché è impensabile che poi tu riesca a fare 0, 100. È più pensabile fare 60, 70, 100, ma 0, 100 non è pensabile. Se nelle amichevole stai a 0, vuol dire che nelle partite ufficiali arrivi a quanto al massimo? A 50? E non basta. E non basta. Quindi, come dice Italiano, bisogna alzare il ritmo, 4 volte lo dice, dice, tanti arrivati per ultimi, devono ancora farlo. Quasi come a sottolineare come siano i giocatori, no, che erano impegnati in nazionale, quindi quelli in teoria, quelli buoni, devono ancora entrare nelle dinamiche. Adesso ci arriviamo perché dice altre cose molto interessanti, nonché preoccupanti. Gli chiedono se, anche qua la domanda del giornalista è emblematica, c'è un giornalista che gli chiede se questo momento del tuo Bologna ti sta preoccupando. Ma che domanda è? Cioè, siamo al 4 di agosto, il giornalista chiede se il momento del tuo Bologna lo sta preoccupando. C'è anche qua il non detto da parte dei giornalisti. Gli stessi giornalisti, pur non potendolo fare perché se sono lì non possono fare domande scomode, altrimenti domani è probabile che non siano più lì. Però anche i giornalisti dicono, il non detto è, noi vediamo che sei in difficoltà. C'è qualcosa. Allora, questo tuo Bologna ti sta preoccupando, gli chiedono. E lui dice, sinceramente, e va dalla domanda, perché dice, sinceramente in estate vengono fuori brutte sorprese, i ragazzi cercano di introdurre qualcosa di nuovo, va corretto questo e arrivare ad un punto d'incontro. Attenzione qua, perché introduciamo una nuova cosa, parla di punto d'incontro tra allenatore e dettami tecnico-tattici che lui dà con i giocatori. Segno che questo punto d'incontro pare oggi non esserci. Dice, cresceremo di condizioni, sono convinto che la partita di oggi non la vedremo spesso. Porca troia, riferita ovviamente a Bologna-Bochum 0-4. Cioè, non è convinto che non la vedremo mai. Non la vedremo spesso, spesso significa che talvolta la vedremo. E questa non è sicuramente rassicurante come cosa. Poi gli chiedono di Erlich, dice, ragazzo strepitoso per serietà e cultura del lavoro, e ripeto un'altra volta, ragazzo strepitoso non farà fatica ad entrare nelle dinamiche del gruppo. Ci voleva un innesto di un terzo difensore, velocemente, e adesso vediamo cosa si farà con società direttore. Qua lui sottolinea come Erlich sia il terzo difensore, perché cita Beukema, cita Lukumi e cita appunto Erlich. Sono tre e ci vuole l'innesto allora di un quarto. Però quello che diceva prima, pian pianino completeremo la rosa. E adesso dice, vedremo cosa fare con società allenatore.
Poi gli chiedono dei moduli, dettami tecnico-tattici, e lui dice, perché sottolineano come nella partita con appunto chi si è giocato in amichevole abbia provato Odegaard dietro appunto a Dallinga, ok? E lui dice, in certe partite giocheremo con la seconda punta, dipende come gioca la squadra avversaria. E qua, netta distacco dal passato, e poi ci arriviamo. Dice Odegaard, sta mettendo l'anima, vuole mettere in difficoltà l'allenatore, il nuovo allenatore. E quasi come parla di Odegaard e di pochi altri, anzi di nessun altro, a parte Erlich, che è nuovo arrivato, che conosceva e appunto parla di una cultura del lavoro incredibile, e di Odegaard dice, lui sta mettendo in difficoltà un nuovo allenatore perché si danna l'anima. E mi dà l'idea, da quello che dice, visto che ripete 4-5 volte che bisogna alzare l'intensità, che non tutti si stiano dannando l'anima. Odegaard lo sembra fare. Poi dice... Dobbiamo trovare subito quella chiave che faccia viaggiare in maniera più sciolta questo Bologna. Con quelle 3-4 indicazioni, 3-4 cose che piacciono all'allenatore nuovo, cioè che piacciono a me, senza nulla togliere di quanto c'era prima, perché tutto quello che c'era prima era di grandissimo valore. Qui entrare in punta di piedi, che da un lato è una buona cosa, per carità, dall'altro, se lo continui a ribadire, allora è un macigno che c'hai dentro la testa ed è alla fine un peso che ti tira indietro. Perché lui proprio si sente, no? Anche questa volontà di andare a prendere, come io ho detto dall'inizio, un allenatore che per forza di cose fosse simile se non uguale a Thiago Motta, come lo stesso Fenucci e Di Vaio hanno voluto e ribadito più volte. Questa cosa qui in realtà, secondo me, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché come vedete si riflette sull'allenatore italiano. Lui ha il macigno, ha il peso incredibile di quello che il Bologna ha fatto l'anno scorso. Lui in primis ha quasi timore appunto di mettere dentro quel qualcosa di nuovo, perché sa quanto di buono è stato fatto l'anno scorso e sa quanto i giocatori in mente appunto sono fidalizzati con quello che è stato fatto l'anno scorso, in quanto è riuscito. E basterà poco, se nel nuovo corso non riusciranno le cose, per mettere in maniera definitiva agli occhi dei propri giocatori il Bologna in una situazione di poca credibilità. Ripeto, guardiamo quello che è successo a Napoli con Rudy Garcia nel post Spalletti. Basta poco tempo per far cadere di credibilità se le cose non ingraneranno. È un enorme campanello d'allarme. E poi dice, ci vuole più aggressività e far viaggiare velocemente la palla. Trovare questo punto d'incontro. Sono convinto che ci riusciremo perché siamo tra persone intelligenti. Attenzione, attenzione a questo. Persone intelligenti si troveranno in fretta. E poi dice, ci sono squadre che ci metteranno mesi per trovare giusta sintonia ed amalgama. Noi, siccome siamo persone sveglie, seconda volta dunque persone intelligenti, dobbiamo accelerare questo inserimento tra me nuovo e loro che hanno fatto l'anno scorso, che è stato un grandissimo percorso. Sottolinea dunque due volte come il fatto di avere appunto a disposizione un gruppo fatto di persone intelligenti debba fare da mediazione con quello che appunto è stato l'anno scorso e quello che si dovrà fare quest'anno, perché gli ingredienti comunque sono cambiati, bisogna mettersi l'anima in pace e capirlo. E quindi dice, tra persone intelligenti, tra persone sveglie ci metteremo meno di quello che magari si potrebbe anche impiegare. Allora, analisi, che cosa si vince da questa intervista? Vincenzo Italiano è in enorme difficoltà, anche perché vi elenco i punti che mi sono prefissato qua. C'è una mancanza all'oggi di sintonia con il lavoro proposto, ok, da Italiano rispetto a quello che magari si proponeva l'anno scorso, chissà, magari anche da un punto di vista di preparazione. Tra parentesi, ci sono una marea di infortuni, chiusa parentesi. Disponibilità non sufficiente all'oggi ravvisata da un nuovo allenatore da parte dei propri giocatori. Lasci intendere che ci sarà un calcio meno dominante, perché prima si pensava a quello che noi si doveva fare per provare a portare sui binari la partita dove si voleva noi. Oggi invece sembriamo anche preoccupati a fare determinate cose a secondo di come l'avversario si disporrà in campo. Allora noi ci posizioneremo in maniera differente a seconda di questo. Calcio dunque meno dominante. Poi c'è un linguaggio del corpo che è remissivo e discorsi impregnati di punti negativi, non di opportunità come una volta accadeva. Una volta era linguaggio positivo, occhi decisi, fermi, e tutto era un'opportunità. Oggi invece sguardo un po' perso nel vuoto e discorsi appunto dove sottolinea cose che non vanno e bisogna cambiare, e quindi di situazioni che non ingranano.
E secondo me qua si lascia anche sfuggire più di quanto lui stesso avrebbe voluto. Poi vabbè, l'atteggiamento passivo nei confronti della società, quando dice completeremo la squadra pian pianino, vediamo ora cosa si farà con società e direttore, dopo appunto il nuovo innesto che è stato di Erlich, sì, sicuramente un atteggiamento differente rispetto a quello a cui in questi ultimi 2 anni eravamo abituati, quando ad esempio il vecchio allenatore, Thiago Motta, andava ai microfoni a dire questa squadra oggi non è pronta, bisogna darsi una mossa, e addirittura vendeva giocatori, vedi Musa Barro, ok, e oggi sta facendo la stessa cosa alla Juventus con Chiesa. Perché? Perché è giusto così, ragazzi. L'allenatore deve esigere e volere, ok? Per lavorare nella migliore delle condizioni. Questa è la differenza tra un allenatore ambizioso, che ha fame, che ha voglia di vincere, da un allenatore invece che può rimanere invece nell'anonimato. Io la vedo così. Fatemi sapere, carissimi avventori, voi come la vedete? Ripeto. Le partite di ieri sono state orribili, ma forse la cosa più preoccupante, e qui chiudo, sono state le parole di grosse difficoltà di Vincenzo Italiano a fine partita, su cui noi dobbiamo ampiamente riflettere. Campanaccio pastorale attivo e ci si sente alle prossime. Chiacchiera da bar.